La valigia sul letto è sempre pronta per Antonio Santacroce, imprenditore sulmonese di 32 anni, ma l'avventura questa volta non sarà breve. Assieme a suo cugino ha rilevato un ristorante in Almeria, in Spagna, e nel mese di aprile avvierà l'attività. Starà lontano per un po' dalla sua amata Sulmona e dalla Valle Peligna per esportare la buona cucina del posto in un paese europeo molto ambito sul mercato del lavoro. Non è una scelta di evasione, non voglio scappare dalla mia terra, alla quale sono legato dal punto di vista economico e affettivo, precisa subito Santacroce in un'intervista rilasciata a Onda TG. Sì, assolutamente sì, perché io sono di questo territorio e questa scelta, come magari possono pensare tanti, non è finalizzata ad emigrare all'estero e non tornare più, anzi, è una scelta di rafforzare nel nostro territorio perché con quanto di buono ho preso nel corso della mia vita, che di peculiarità di questo territorio, cerco di farle conoscere fuori. Fermo restando che comunque ho dei legami oltre affettivi, familiari, anche economici, quindi di conseguenza non è soltanto una diversificazione per quello che mi riguarda, non è una immigrazione. È un'idea che ho maturato da un paio d'anni con l'intento di sfruttare il marchio del Made in Italy ed esportare in Europa la cultura culinaria locale, spiega il giovane che conosce bene il mercato spagnolo avendo girato il mondo. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo per cominciare l'esternalizzazione del prodotto e la scelta migliore, rincara l'imprenditore di Sulmona che punta su piatti popolari e conosciuti per avviare il ristorante e sull'attivazione di circuiti turistici da Sulmona fino all'Almeria, ma ogni cosa ha il suo tempo. Beh, il mercato spagnolo come rapporto qualità-prezzo a livello di costo-opportunità per l'imprenditore è ottimo sotto questo punto di vista. E, ovviamente per iniziare è la scelta migliore che si poteva fare proprio per fare una scelta di internazionalizzazione di impresa in questo settore. Ho scelto l'Almeria, aggiunge, perché posso contare su una burocrazia più snella e veloce, cosa che non accade in Valle Peligna e in Italia. Questa non è una critica, ma solo un input per migliorare, conclude il giovane. Quello di Santacroce non è affatto un addio, ma solo un arrivederci, giusto il tempo per avviare l'attività a partire dal mese di aprile. I feedback magari delle persone che lei ha accanto, come hanno valutato questa scelta? Coraggiosa o folle? Diciamo un 70-30 per una scelta coraggiosa e diciamo di ammirazione sotto questo punto di vista, perché comunque a favore, quindi un 70% diciamo contento e entusiasta, un 30% un po' più scettico, però poi alla fine i progetti di vita sono personali e uno deve lottare fino alla morte per cercare di realizzarli, quindi oneri e onori, insomma, poi ovviamente se le cose. Siamo qui per lottare, alla fine cerchiamo di fare il meglio di noi stessi e poi sarà il destino a decidere. Con lui porterà la sciarpa del Sulmona Calcio, compagna d'avventura in tutti i viaggi per non sentire la mancanza della terra peligna. A Santa Croce il nostro personale in bocca al lupo. La strada si apre passo dopo passo.